In piazza per il diritto alla casa, i sindacati degli inquilini e confederali di Milano hanno organizzato sabato 7 febbraio una manifestazione contro le politiche abitative del comune. Un corteo numeroso e vivace è partito da Piazza Cadorna ed è arrivato in Piazza della Scala, davanti a Palazzo Marino, dove si sono tenuti i comizi conclusivi. Chiediamo a questa giunta di Milano di cambiare rotta perché ha sottovalutato troppo spesso il problema della politica abitativa, ha sottovalutato il problema dell'emergenza e in questo momento a Milano c'è una situazione che non si vedeva da 25 anni, 23.000 famiglie in graduatoria per le case popolari, 14.000 sfratti in esecuzione, 250 famiglie in mezzo alla strada sfrattate e 700 che attendono una casa popolare e che hanno l'assegnazione solo sulla carta. Questi sono i dati di Milano, sono i dati dell'emergenza di Milano. Il Comune di Milano pensa che il problema della casa si risolva con una gestione delle proprie case comunali, una migliore gestione delle case comunali. In realtà quello che serve è cambiare completamente rotta e cominciare a ragionare intorno a interventi sull'emergenza, che vuol dire aumentare l'offerta di case pubbliche, canone sociale, che vuol dire non sottrarre patrimonio dal patrimonio pubblico esistente, cosa che viene fatta regolarmente da questa giunta, che vuol dire avere un rapporto con i cittadini e con le famiglie che non le prende in giro quando hanno la necessità di rivolgersi presso gli uffici comunali. I sindacati avevano chiesto un incontro all'amministrazione comunale, ma gli esiti non sono stati quelli sperati. Siamo molto soddisfatti dell'esito della manifestazione di sabato, perché la partecipazione della cittadinanza è stata molto ampia, il che sta a significare che il problema dell'emergenza abitativa è un problema molto serio che riguarda tantissime persone a Milano. Siamo arrivati in Piazza della Scala e avremmo dovuto incontrare il sindaco e l'assessore Benelli, avevamo chiesto un incontro, ma questo incontro purtroppo non si è potuto verificare perché l'assessore e il sindaco non erano impegnati in altri ambiti istituzionali, per altri impegni istituzionali. E quindi si sono presentati due dirigenti del comune per portare avanti l'incontro, ma noi abbiamo pensato di declinare questa possibilità e di chiedere un nuovo momento di confronto col sindaco e con l'assessore Benelli, quindi rivolgerci a una delegazione più rappresentativa, quindi col sindaco e con l'assessore.